Allora, siamo qui su Music Italia con Gian Maria. Ciao Gian Maria. Dai, Ciao Massimiliano, come stai? abbastanza bene. Tu soprattutto, visto che sono passati esattamente circa 2 mesi dalla nostra intervista e un mese dalla fine di X-Factor, quindi come stai? A parte vedo che Sto parli. bene. No, Dio, stai bene mica tanto perché ti vedo che parli con le voci. No, gli ho chiesto di prendermi la sigaretta elettronica, è in carica. Ah, ok, E, pensavo ok. parlassi con gli omini immaginari. No. Guarda, sto bene, vado a giornate, diciamo, e comunque sto bene. In questi ultimi 2 o 3 giorni sto molto bene, sono felice proprio. Sono nelle giornate in cui sto pensando al disco che esce dal punto di vista tracce che ho fatto, che ho scritto, che sono state prodotte e sono soddisfatto al 1000%. Disco che esce venerdì, lo ricordiamo, venerdì 14. E prima di parlare della cosa importantissima del disco, che sono le canzoni, ovviamente, ma io ci parlo della copertina, che tra l'altro, non avendo ancora il disco, perché a Sony io l'ho comprato, ma non me l'ha ancora mandato, la copertina ce l'ho qui. Ovviamente ne ho stampata mezza rosa, ma non perché sono poveraccio, non ho colori nella stampante, non volevo che la Sony pensava che iniziasse a piratare i CD, semplicemente per quello. fai conto che neanche io ho il disco, infatti mi sono un po' anche arrabbiato, però Ecco, infatti bisogna arrabbiarsi. non Ma c'ho senti, ancora il disco. copertina, io mi ricordo che quando ti ho intervistato 2 mesi fa ti avevo chiesto come ti immaginavi il disco e tu mi avevi detto semplice, di impatto bianco ma un po' degradato. E credo che ci stiamo, cioè c'è tutto. Sì, in La mia. realtà un mese fa c'era già la copertina per il disco, ti dico. No, Ah, però non quindi ci avevo. Eh sì, però blefale. non ci avevo. No, non, in realtà sì, me l'immagino così di base. Ora in questo periodo bianco, appunto, però ho una passione per le foto sgranate, per le foto un po' degradate. E poi è importante l'iconicità, quanto l'impatticità, se si dice così, l'impatto che crea, l'impatto che dà l'immagine. E quindi penso che, diciamo che Dodo, il mio fotografo fortissimo, l'abbia fatto bene, ce l'abbia fatta. Ok, ma io sulla copertina ho due curiosità. Il perché della posizione, che in realtà può essere interpretabile, può essere nascondersi, rinascere, aspettare, può avere tante interpretazioni, e poi quella, che non so se la casa discografica era contentissima, di nascondere il viso, che però io mi aspettavo da te. Guarda, la casa discografica non era felice di questa cosa, Immagino. però comunque io c'era un'altra foto in realtà che c'è nella parte dietro del disco in cui si vede io che giro la faccia, si vede me, la mia faccia e ti dico, sì, è una cosa che lì è stata casuale, una fatalità che io mi mettessi così. Volevamo fare un po', giocare un po' col mio corpo magro. Il fotografo voleva giocare con il mio corpo magro, con anche la simmetria. Però poi abbiamo pensato proprio al fatto che poi nel disco ci sia un feto, quindi simbolo di rinascita. E tutte queste cose, quella posizione richiama un po' anche un feto, se si vuole, richiama un po' il nascondersi, però per un secondo momento, come quando giri il disco, guardare fuori e magari poi il disco prossimo sarà proprio io che sono fuori che mi prendo le cose. Sta. Tra l'altro io ho visto delle foto anche del booklet, bellissimo, mi sembra che sia scritto a mano da te, giusto? E Sì, l'ho disegnato, scritto io. fatto con dei disegnini, veramente figo perché tipo per i boomer come me mi ricorda quanto sia importante che esista un supporto fisico perché a volte il disco va oltre solo le canzoni. Certo. Quindi è molto figo. Per esempio su questa cosa qui tu come vivi questo periodo, cioè il fatto che adesso la musica in realtà sia più liquida che fisica, quindi che non sempre ci sia un supporto anche di artisticità visiva, di qualcosa che va oltre le canzoni. Guarda, io penso che ci sta, perché tutto il mondo in generale si è spostato in quella cosa, nel digitale. E quindi, vabbè, è così e ci adattiamo.
però se c'è la possibilità, come c'è stata nel mio caso, mi hanno detto, guarda, la possibilità di fare il disco fisico in 2 giorni, noi abbiamo lavorato come dei pazzi, io mi sono messo a scrivere tutti i testi a mano, io, perché poi siamo pure, nel senso, non ci piacciono mai i lavori che fanno gli altri, al di fuori del team, quindi vabbè, li faccio a noi e lavoriamo, e poi magari anche diciamo, vabbè, potevamo anche risparmiarcelo, però è uscito quello che volevamo. Io ho chiamato la mia migliore amica che ha fatto i disegni, ho chiamato la mia migliore amica all'una di notte, ha fatto 50 disegni in mezz'ora, me li ha inviati, ho studiato un attimo come metterli e alla fine sono stra soddisfatto, perché proprio c'è anche il disco appunto che racconta un'altra cosa, se vuoi. Racconta, amplia il discorso delle canzoni, poi amplia il discorso della tua personalità. Assolutamente sì. Partiamo dalla title track, Fallirò. Allora, io ti dico subito che non ho letto quello che tu hai scritto delle canzoni, così ho il mio pensiero, non sono influenzato. Allora, io ascoltando Fallirò, cioè mi è sembrato subito un racconto di un fallimento un pochino anomalo rispetto a quelli che si sentono in giro, perché è quasi positivo, come se il fallimento fosse una possibilità che ti può rendere unico in un mondo di falsi invincibili. E questa sensazione mi è arrivata ancora di più con la produzione che mi sembra voler sottolineare questa interpretazione. Ti dico, questo è il mio film mentale. Tu da che film mentale sei partito per scriverla? Guarda, io in realtà sono partito a scrivere liberamente su quella traccia, ho scritto tutte le strofe ed era un brano inizialmente, come tanti dei miei brani, parla d'amore, diciamo, le strofe sono molto, parlano anche di una relazione, parlava di me stesso, di un po' di messe a nudo, cose che faccio sempre io, che mi piace fare, e poi alla fine siamo arrivati al ritornello in cui avevamo questa top line, secondo me fortissima, che è il ritornello, ci mancavano le parole, a me è uscita Fallirò, e quello diciamo che ci ha spinto a trovare un manifesto per quel ritornello in cui ci fosse l'idea che poi è uscita con quel testo, che poi è diventato il manifesto un po' di tutto l'EP, perché è stato chiamato Fallirò anche l'EP, in cui appunto sì, un mondo di falsi invincibili che parlano solo dei loro successi anche mentre stanno fallendo. E nel senso, cosa c'è di male nel parlare dei fallimenti? Cosa c'è di male nel dire che fallirò? Perché sicuramente succederà, mi andrà bene quest'anno, mi andrà male quest'anno, avrò fallito, avrò fatto successo. L'anno dopo ti va male. Tantissimi artisti magari hanno fatto tantissimi successi e ora sono nel momento giù, parlano di quello che hanno fatto e di quanto in alto fossero. E, però perché no? Cioè, perché non parlare di tutto l'altro lato, che è il lato in realtà in cui il tuo cervello lavora di più per cambiare la situazione. Ma infatti secondo me è un messaggio fighissimo che vale sia per gli artisti, come hai detto tu, ma vale nella vita di tutti i giorni per qualsiasi persona e lavoro. Cioè, si è data una connotazione quasi orribile, cioè senza ritorno al fallimento, mentre in realtà il fallimento spesso è il motore di quelli che saranno i successi stessi, delle rivalse della vita, del non arrendersi, cioè ammettere di poter fallire, cioè secondo me è una cosa positiva, sono quelli che in realtà pensano di non poter fallire. Fallimento è un motore per spingerci a non fermarci, quindi in realtà lei si è riuscito a renderlo un messaggio positivo, nonostante la parola fallirò viene associata a qualcosa di negativo. Assolutamente. Poi magari è facile probabilmente dire a 50 anni, a 50 anni è facile dire guarda, io senza i fallimenti non avrei fatto un cazzo, però nel mentre lo dicevi, nel senso, quindi non è una può essere visto anche il titolo come una paraculata, il concetto come una paraculata, però non è quello, è dire appunto quello che ti ho appena detto. No, ma poi a 19 anni, secondo me, ci sono anche troppi ragazzi che pensano già, oddio, se questa cosa va bene, va male, al fallimento, eccetera. Mentre in realtà, secondo me, c'è un'età per tutto. Sicuramente forse a 19 anni non è ancora l'età per pensare se uno fallirà o no. Quindi assolutamente. È positivo per me.
Poi abbiamo Poeta. Poeta, che tra l'altro è il singolo che esce in radio venerdì 14 insieme al disco, e tu lo descrivi come un flusso di coscienza. Io infatti l'ho vista proprio, cioè nell'ascolto, è una canzone che mi sembra molto in bilico tra la realtà e la paura che qualcosa diventi realtà. Come se avesse il confine tra ciò che è realmente accaduto e ciò che potrebbe accadere. Sì. Ed è una canzone molto particolare. E quindi da lì mi sono chiesto come mai hai scelto questa proprio come primo singolo ufficiale manifesto, cioè manifesto, primo singolo ufficiale del disco nelle radio. Guarda, è stata scelta questa per il semplice fatto che fosse probabilmente, secondo noi, più forte addirittura, cioè più forte di Fallirò musicalmente, anche a una sonorità che non sento in giro. Si ritorna suoni house degli anni 80, quella marcia, scena tedesca, così, una cassa dritta però molto pop. E appunto sì, c'è questa cosa che in realtà non sono neanche mai andato a riflettere troppo su questo brano, purtroppo, e ora tra l'altro mi hai spinto a farlo, però sì, era un flusso di coscienza, cioè parlo di mille cose, non chiudo discorsi così, vi do il mio pensiero, vi do il mio flusso di coscienza. Tantissimi brani che ho fatto, tantissimissimi brani che ho fatto, li iniziavamo, scrivevo, magari facevamo il pezzo, boh, e magari li portavo e mi dicevano: ma scusa, il discorso finale, inizi un discorso, poi ne apri un altro, ne apri un altro, ne apri un altro. Lì dico, ok, cioè, mi sono accorto, questa è una traccia veramente figa. Nel ritornello diciamo che è un flusso di coscienza e vediamo se piace questa cosa. Ti lascio lì un mio flusso di coscienza, bella, dimmi te. Ma è bello perché, ripeto, almeno la mia sensazione è che non riesco a capire cosa è successo veramente, cosa è vero e cosa non è vero, cosa è una paura e cosa in realtà è un dato di fatto. Sì. Tra l'altro è una caratteristica che io in tutto il disco ritrovo della tua scrittura, che a me personalmente piace molto, nel senso che tutti noi parliamo con noi stessi, pensiamo, e spesso, magari quando pensiamo le cose, diciamo no vabbè, questa cosa non la potrei dire a nessuno perché o mi pigliano per pazzo, mi pigliano per qualsiasi cosa di questo mondo, eccetera. Invece la tua scrittura mi sembra proprio esattamente quello, nel senso, non mi dai l'idea, come magari alcuni artisti mi danno, di buttare giù un testo e poi magari lavorarlo 10-15 volte perché sia perfetto. Cioè mi dà proprio l'idea che tu stai pensando quella cosa, la butti giù e te ne frega il KB di quello che poi gli altri possono pensare. E questa è una grande dote, perché in realtà tutti abbiamo pensieri che comunque magari non sono popolari, a qualcuno possono sembrare normali, però cioè il condividere una verità così, nel senso io questo penso, questo scrivo, può sembrare scomodo, può sembrare brutto, può sembrare strano, ma chi se ne frega, tanto non sono un alieno, sicuramente ci sono altri come me. Questa cosa è una cosa della tua scrittura che secondo me è figa, ma cioè, tu me lo confermi, cioè, tu non stai tanto a rimaneggiare i testi. Assolutamente sì, assolutamente sì, guarda, non credo tanto, a meno che appunto, ma dicevo, non è il mio interesse per ora fare il pezzo che vada tanto in radio, fare il pezzo che faccia tante stream, fare questa cosa che sicuramente spero che diventi anche un mio interesse, però per ora c'è più offrire contenuti, mi piace più offrirli così, i miei contenuti, senza filtri, senza nessun ripensamento anche. Ho detto quello, dico questo e per me va bene. Fighissima, E sì. molto figa, molto istinto. Allora, invece, poi aspetta, fammi pensare alle altre canzoni. C'è Rapporti e Piante. Vabbè, qua io su Rapporti e Piante ti dico che sono partito con un viaggione che non mi è servito neanche il bicchiere di vino, proprio ero su, cioè, ero proprio in un senso tutto mio su Rapporti e Piante.
che ironicamente, allora tu la usi questa canzone per parlare un po' di quanto sono complicati i rapporti tra esseri umani e quindi usi la metafora del rapporto con le piante. Ironicamente mi viene da chiederti che rapporto hai tu con le piante. No, allora, guarda, quella lì è stata una cosa proprio uscita in un momento anche poco sobrio. Avevo bevicchiato quella sera. Mi è venuta la cosa, avevo scritto proprio rapporti e piante, come è scritto nel titolo, and piante. Ho detto, ma dai, ma chi lo sa? Ho fatto proprio questa metafora, questa grande metafora in cui paragono, non so, pensavo a una canzone tropicale. È stata fatta prima la produzione di questo pezzo. C'era sta produzione abbastanza tropicale, che era ancora più tropicale, prima ancora più quasi reggaeton. E ho detto, ma sai, c'è Savana, così. Non lo so, mi è partito un viaggio anche a me e non so, la vedo, ce l'ho vista come una roba veramente figa, fresca e quindi sì, paragono, faccio la metafora sia dei rapporti umani con le piante, che degli umani in generale con le piante. Ho trovato quelle 5-6 frasette che fanno proprio un arrampico su un'edera per conoscerti meglio e quelle cose lì, e ho detto ok, mi piace un sacco. Chiudiamo poi lasciando proprio una roba un attimo più studiata, me la sono scritta, riscritta alla fine e basta. Ritornello trovato, pezzo a posto, mi piace un sacco. Tra l'altro, in questi giorni è il mio pezzo preferito, poi lo cambio ogni giorno, però. Eh beh, quello ci sta. Ma scusa, prendendo più o meno quello che racconti nella canzone, nella vita reale, cos'è che... Allora, tu sei una pianta, quale può essere per te persona, ragazzo di 19 anni, il tuo vivaio, cioè il posto in cui crescere protetto dall'esterno? Bah, no, cioè. Il posto in cui crescere protetto dall'esterno non esiste. Ho bisogno di non stare nel vivaio, ho bisogno di stare appunto o in zona industriale dentro a un palazzo. Ho bisogno di stare nella natura, ho bisogno di essere selvaggio, ho bisogno di questo e non appunto, come dire. Non trovo conforto nello stare nel vivaio. Paragono il vivaio assieme a tutte le altre piante come il bar, al bar, paragono il vivaio al bar al bar non mi sento a mio agio e nel vivaio non mi sento a mio agio assieme a tutte le altre piante. Sono, non so, non sono migliore, non sono peggiore, sono diverso, almeno dalle persone della mia età che non frequento, tra l'altro. E per la maggior parte non le frequento, e quindi questo. Ok, ma ci sta, voglio dire, ognuno ha il suo posto e poi c'è chi in realtà il suo posto lo trova col tempo, nel senso, non, in realtà il nostro posto siamo noi stessi, volendo. Mi sei sparito, eccoti qua. Lo so, mi è arrivata una chiamata, l'ho subito Ogni messo tanto giù. come gli alieni, vi sto citando l'ultima traccia, sparisce, proprio come gli alieni. Prima di arrivare all'ultima traccia, c'è quella che secondo me è la canzone più... Poi in realtà un po' di amore c'è in quasi tutte le canzoni, però Sì, diciamo assolutamente. la canzone d'amore del disco è... Oddio, non mi sfugge il titolo, Tirare sassi? Aspetta, è tirare... No, Lasci alla come... finestra. No, Sassi alla finestra, sì, mi sfuggiva il titolo, vedi? Cioè, non ero abbastanza preparato, mia colpa. no, tranquillo. Allora, nella canzone c'è lei che è bellissima, tu che come si vede solo nei telefilm americani tiri sassi alla finestra, Sì. almeno credo che succeda solo in America perché a me se mi tirano un sasso si rompe il vetro, però solo nei film americani l'ho vista io questa cosa. No, io l'ho fatto, però non a una ragazza. Stavamo tirando, tra l'altro, adesso ti racconto un'altra cosa che sta uscendo un po' Quasi paura. il mio lato di ragazzo di strada, ragazzo pestifero. Una volta eravamo in questo posto, in un fiume a Vicenza, con tutti i sassi, in mezzo ai sassi, e stavamo tirando sassi in un posto lontanissimo in cui c'erano le case e c'era un ristorante. E nessuno riusciva a prendere le finestre. Io a una certa ho tirato un sasso e ho spaccato il vetro del bagno del ristorante. Ecco.
questa roba mi condannerà per sempre. Vabbè, guarda, giusto per diminuirti la pena, c'è gente peggio che anche... C'è gente peggio. Sì, c'è gente tipo me che ha più anni di te, che ha tirato un sasso in quel al vetro, in quel momento la persona andava verso il vetro è arrivato in fronte, quindi può succedere di peggio. Ecco. Non posso tirare sassi. Allora, la canzone, dicevo, secondo me più d'amore che c'è, però non c'ha un lieto fine. E infatti anche questa cosa è un po' sottolineata da una produzione che tende un po' al tenebroso, al cupo un pochetto. Yeah. E quindi mi viene fuori la Barbara D'Urso che c'è in me, mi viene da chiedere, visto anche gli altri pezzi, qual è il tuo rapporto con l'amore? Perché cioè tu nella canzone comunque racconti che gli tiri i sassi perché lei non ti presta attenzione, ma sai già che nel momento che lei ti presterà attenzione, assolutamente in sì, realtà avrà deluso l'aspettativa, perché l'immaginazione purtroppo è sempre più bella della vita. Sì, questa è una cosa con cui mi ritrovo a fare i conti da tempo. Ora ci sto lavorando proprio in questo periodo, ci sto lavorando parecchio perché sto cercando di far durare un rapporto un po' di più, però il punto è proprio quello, ho passato tutta la mia adolescenza, poi l'infanzia anche, le ragazzine, le bambine, a rincorrere ciò che non potevo avere, come tutti gli uomini vogliono ciò che non possono avere, però non poi trovandomi, avendo lottato così tanto e avendo ottenuto il risultato, rimanere completamente deluso e andando via. Ed è un problema... È un bel problema questo dell'adolescenza, penso principalmente. E il rapporto che ho con l'amore, invece, che mi chiedevi, è appunto tutto. Cioè, per me l'amore, infatti, tirando le somme di questo disco, che sono tracce che ho scritto anche tempo fa, voglio dire alcune, Se la finestra, ad esempio, è vecchietta, è di un anno e passa fa quasi. E tirando le somme, mi accorgo che è un disco d'amore alla fine, perché... e tra l'altro in parallelo, anzi proprio in altra sede a questa cosa, ho pensato nell'ultimo periodo che l'amore è tutto per me, è tutto, cioè parte tutto da là, senza l'amore noi siamo fottuti, credo, la musica è partita da quello, quando ogni tanto dico basta, non faccio più musica, mi sono rotti i coglioni, ma perché sto facendo musica? Perché l'ho amata follemente prima, parte tutto da quello e quindi... E sì, sicuramente l'amore è la cosa che mi smuove di più, è la cosa che mi tiene in vita. Ti dico, secondo me, visto dall'esterno, io faccio sempre un po' il rompipalle, ti dico la visione dall'esterno, è un disco più che un disco d'amore, è un disco che sei tu e che cerchi di entrare in sincronia con l'amore. Nel senso, ce l'hai lì davanti, sì, qualsiasi forma esso sia, e stai cercando il modo per allinearti in modo che tu possa viverlo in qualsiasi senso esso sia, la musica, l'amore verso una ragazza, eccetera, comunque in una maniera più sincronizzata al resto. Assolutamente sì, perché ovviamente poi è raccontato da me, è scritto da me, perché cioè è come se io riconoscessi che questa cosa è la cosa più importante della mia vita, che mi tiene in vita, che rincorrerò per sempre l'amore, e comunque la cosa difficile è entrarci a contatto e viverci in modo sano assieme, e spero sia per tutta la vita così, ma ho buoni propositi, diciamo, perché non vedo ancora... Non ci riesco ancora ad entrare troppo in contatto. Tra l'altro questa cosa, e andiamo nell'ultima canzone, c'è anche in Astronauti, perché giustamente tu immagini questo viaggio, siete due astronauti, tu e lei, viaggio felice nello spazio, non c'è nessun altro a rompere le scatole, non ci sono influenze esterne, non c'è negatività, quindi è tutto un sogno, però mentre tu stai vivendo il sogno, già pensi che potrebbe succedere qualcosa, e come nei tutti i film di fantascienza, quelli più belli, c'è solo una scialuppa di salvataggio, quindi uno bisognerà scegliere chi non c'è. Che mi sembra un po', nel senso, mi viene da dire quasi che sei in una fase della tua vita dove pensi che realizzare un sogno
comporti la solitudine in questo momento, cioè no, non sia una cosa che può essere condivisa con un'altra persona. Sì, guarda, me ne accorgo anche con persone che fanno questo lavoro, che conosco, che fanno questo lavoro da tempo, e è una cosa estremamente difficile e di cui io ho estremamente paura. Cioè, c'è la carriera e tutto il resto passa in secondo piano e non si riesce, come Marra dice, guarda, ho sempre voluto la carriera, ho sempre lavorato per la carriera, non ho fatto un cazzo, non ho costruito un cazzo come persona, e ora che ho fatto carriera mi accorgo che della carriera non me ne fregava un cazzo. E questa cosa è, cioè, una roba incredibile, e questa è la mia paura più grande. Infatti la cosa è lavorare più possibile, poi avere più tempo possibile per te, per costruire, per staccare la testa, farsi influenzare da più cose, per poi fare anche al meglio il proprio lavoro. E però è una paura che mi fa male, perché ci penso spesso. Consiglio mio, ci devi semplicemente imparare a convivere. Guarda, ti dico per esperienza, visto che comunque secondo me è una cosa che riguarda tutti i lavori che hanno a che fare con una passione grande, l'arte, quindi posso essere io giornalista che vivo la musica come una passione, tu artista, è sempre difficile, cioè poi si riesce prima o poi a farlo convivere. Però ovviamente quello non è solo un lavoro, è un sogno, non è solo la carriera, è il motivo di vita. Quindi bisogna Certo. semplicemente trovare la persona che non si sente in competizione col sogno, con la passione, semplicemente. Assolutamente. È la cosa più difficile. Visto che dobbiamo concludere, io concludo giustamente perché vorrei citare che è super super giusto che il disco è stato prodotto da quasi tutto da Bias, giusto? Sì, da Bias è supervisionato sulle produzioni Ad Production Gianmarco Manilardi. Ok, ma su Bias ho solo una domanda io da farti. Vai. Quanto l'hai indirizzato tu verso le produzioni dei brani e quanto invece è lui che ti ha indirizzato sulle produzioni? Lui mi ha, sicuramente lui ha indirizzato di più le produzioni che me. Poi ci sono le eccezioni, c'è il brano in cui ha provato a mettere delle cose, gli ho detto proprio no, e il brano in cui io mi sono lasciato convincere, tipo Rapporti e piante, non mi piaceva il ritornello, lui era convintissimo, poi dopo 2 o 3 mesi ho detto ok, hai ragione. Però è proprio un lavoro 50-50, scrivo un testo, non gli piace, lo aggiustiamo assieme, fa una produzione, non mi piace, lo aggiustiamo assieme, facciamo tutti tutto, ecco. Bello, bello, una produzione bella, condivisa, come un rapporto certo. Con le piante. Gianmaria, certo. Allora, io ti ringrazio intanto, aspetto sempre il succo di frutta, aspetto. Assolutamente. Ti tenevo solo a ricordare che secondo me è una cosa importante, quindi è giusto ricordarla, facciamo un po' di promozione, che ad aprile giusto parte il tour. No, parte... Per aspetta, ora parte fine febbraio. Fine febbraio, giusto, c'hai ragione, parte fine febbraio e tra l'altro risultati molto fighi anche lì perché hai annunciato all'inizio 4 date, subito tutte sold out, c'è stato il raddoppio di Roma, avete dovuto con Vivo Concerti aggiungere altre città e cambiare proprio il posto per Milano, appunto al posto che io non ho trovato il biglietto, te lo dico, quindi c'è nel senso. Vabbè dai, ti darò un omaggio, c'ho qualche omaggio ovunque. Vabbè, io se vuoi posso vestirmi da pianta e stare sul palco, così nessuno ci cura in nulla. Ah, perfetto, che io anche avevo l'idea di fare una cosa più completa, anche se ci sono anche gli attori e comparse. Gianmaria, grazie veramente. Grazie a te Massimiliano. E a tutti ricordiamo, 14, venerdì 14, in digitale, in fisico, sul sito della Sony in versione autografata, l'ho comprato pure lì, il disco Fallirò di Gianmaria. Grazie mille. Grazie a te Massimiliano. Ciao a tutti, grazie.